rimani qua. Voglio andare a dormire. Io non lo sopporto la Zelonka, voglio andare a dormire. Ciao ragazzi, come sentite il nostro Agri continua a rompere il cocomeri. Come sempre. Il nostro rompicocomeri, no, avete già sentito che siamo in compagnia di Agri, il nostro rompicocomeri. Ma dai che tardi stasera, andiamo su. Poi, ciao a tutti comunque. Vedete che non è c'è... vostra. Voi dovete sapere che il nostro Chantelin si perde in un bicchiere d'acqua, sempre, tutte le volte. Devo risponderti? Allora tu ci dici iniziamo alle 9 e alle 10 ne siamo, cioè, Sei arrivato adesso, guarda che fino a prova contraria sei entrato che saranno neanche un minuto, neanche un minuto non sarà che hai fatto la 5, guarda alle 21:45 hai fatto la 5, è un quarto d'ora ormai. Te non butti sul server, io che non ci devo fare. No. Guarda le altre sincro. Christian alle 21:23 e anche Pif erano in partita. Io 10 minuti dopo, scusa. Sempre 12 minuti. Quale 10 minuti? Scusami. Sempre l'ultimo. Beati, ad arrivare. E sempre il primo a rompere le ballotole. Scusa, bisogna. Aggiungo una cosa. È sempre colpa tua. Vabbè, esatto, guarda Pif, che belli gli stivali di Pif, va che belli gli stivali. Sempre. Christian è il nostro compagno di viaggio di sopportazione di Agri qua. Esatto. già. Te con quei guantini da raccoglitore di cocomeri. Ma la data del matrimonio? Ancora non c'è. Come non c'è? Dai. Ci fosse Spiro direbbe dai pota. Dai, ecco. Perdiamo tempo. Settimana scorsa, perché noi stiamo registrando che è mercoledì 26, ma la puntata esce settimana prossima, quindi per chi sta guardando settimana scorsa, è uscito il trailer di nuovo Farming 25. Cosa dite? Non l'ho visto. Bello, bravo. Cosa dite? Diciamo che c'è una novità che è il riso. Del trailer quello si vede. A parte un bufalo, Lisecchi c'è già qua. L'Aprilia. Sì, c'è l'Aprilia, nuovo brand italiano, l'Aprilia. Non c'è neanche la pompa dell'acqua, quindi forse. Sì, con le risaie e l'allagamento del campo, per l'amor di Dio. Ma quindi forse. C'è il gatto delle nevi. Io ci spero che usando l'acqua comincino ad usarla anche per l'irrigazione. Anche perché tu Agri, che sei più esperto di noi di agricoltura, col mais non pompano su tante volte acqua dai canali e fanno una circa allagamento del campo anche del mais per irrigarlo. Una? Solo una? No, nel senso usano i rotoloni. Con i girandoloni, e se no ci sono quelle pompe che tirano su dai campi e allagano un po' il campo, no? Dai canali. Può essere che magari, visto che c'è l'allagamento dei campi per il riso, che non si possa magari fare qualcosa anche per il mais, almeno mais, sorgo, se non proprio, io spero in una... Comunque, se vuoi fare una cosa più reale, un'irrigazione fatta come Dio comanda, però anche il discorso di pompare su acqua dai canali non sarebbe male. Però dico, pompare su acqua alla fine lo fai solo su una cultura sola. Sì, infatti, con tutte le culture che ci sono, come soia, sorgo, mais, erba medica, medica ci sarà la medica. Vabbè, l'erba, i girasoli, tutta quella roba lì, culture che irrighi con... C'è anche il basilico, giusto? No, parlano degli spinaci.
spinaci. Ah, spinaci. Perché a fine, spinaci. A fine trailer si sente il papà, perché mi sembra che sia il papà quello lì, che gli chiede se assieme al riso vuole degli spinaci, ecco che. Però anche lì gli spinaci, ma gli spinaci in da seminare in campo o in serra? In serra, bella, ah, beh, di solito i spinaci li semini in campo aperto, di solito. Anche i pomodori di solito li semini in campo aperto, certo. Ma in farming sono in serra. In serra, solo in serra. Vero, anche quello. Perché farming è farming. No, dopo è anche vero che i pomodori li fai anche in serra, per amor di Dio. Per amor di Dio. Però il 90% che chi coltiva pomodoro in Italia lo fa campo aperto, ma non solo in Italia, anche all'estero. Sì, sì, infatti. Boh. È campo aperto. Guardiamo. Comunque aspetta, allora il video esce il 5, quindi possiamo dire che domani e dopodomani c'è il FarmCon, 6-7 luglio c'è il FarmCon, sì. E quasi sicuramente, quasi sicuramente, credo che se fanno come gli altri, come se fanno come 3 anni fa, ci dovrebbero vedere le prime immagini reali di gioco, perché almeno 3 anni fa avevano fatto così al FarmCon, avevano fatto vedere 2 sviluppatori che giocavano a farming, col nuovo farming, quindi forse qualche immagine del gioco proprio si potrà vedere nei prossimi 2 giorni, si potrebbero avere delle novità un po' più corpose, un po' più interessanti, vediamo. Staremo a vedere, vi terremo aggiornati qua sul canale Coop Agricolarum, guarderemo di fare un video dedicato per le novità FarmCon, vediamo un attimino. Bom. 7 minuti ce li siamo fumati, ben volentieri, erano anche buoni, non fai, come no, erano buoni sti 7 minuti, ma cioè, non c'è niente da fare, ma si poteva parlare tramite baracchino, mica sapete, allora, scusa, allora, visto che rompe tanto le balle, prendi e vai subito a seminare, te vuoi piantare o seminare? È uguale. Allora, vara, al campo 46 c'è lì il Crystal HD170 con attaccata la piantatrice e metti giù mais. Ok, così, metto giù soia. Così ce lo siamo tolti dalle... Senti, metto soia! Senti che pace. Pif, va bene. Tu vuoi seminare, Pif? Va bene. Beh, okay. Però alla seminatrice ti devi attaccare il bestione qua, il Chiro, perché se no il bestione mi serve a me. Se no non la per cosa? La baulatrice mi serve. Sì, la baulatrice con col Chiro. Sì. Ma dai, quanti cavalli chiede la baulatrice? 2,70. Porco cane. Questo ne ha 2,90 per quello. No, se mai prendi l'IMT, Pif. Ok. Prendi l'IMT e vediamo se ce la fai a tirare la seminatrice, perché oltretutto è il campo 71 che è in salita, lascia perdere, Vara, non accenderlo neanche, non ce la fai, cose già provate. Ok. E niente, allora uno con la baulatrice, uno con la piantatrice di ortaggi e io vi seguo e faccio vedere cosa combinate. Intanto, vabbè, prenditi, se vuoi prenderti l'IMT da attaccare la seminatrice, ma chiede 70 cavalli, quindi... No, mi prendo lo Zettorino qui, piccolino. No, questo è l'MB Track. Questo qua? Ah, il Crystal vecchio? Sì, okay. Scusa, il Crystal vecchio. Lo Zettor. Allora venite lì ai capanni che vi attacco gli attrezzi, io dopo magari... Abbiamo detto che abbiamo il rullo, vero? Sì. Ce l'abbiamo il rullo noi. Rulli. Sì, abbiamo il Mahag. La qualità dello stato superiore del suolo dei tuoi campi. Ok. Allora, visto che abbiamo appena seminato i campi 45 e 41 a sorgo, a mais e a sorgo, gli do una passata di rullo a quei due campi lì, che così rullo richiesto, infatti
così aumentiamo di quel 2% la resa del campo, voilà. Mahag che chiede quanti cavalli? 90, non ci sono problemi. Allora prendo il 110, il 160 prendo, il Fiat. Dov'è che vi siete persi? Che sono qua che vi aspetto ad attaccarvi gli attrezzi. Ah, siamo partiti noi. Come siete partiti? No, stiamo andando verso prendere l'attrezzatura. Infatti sono qua sotto il capanno che vi aspetto per attaccarvi la baulatrice e la... Stiamo arrivando. Io sto arrivando. Sì. Ah, avete fatto il giro largo? Sì. C'è qua il ponticello da passare a fianco alla pecora. Facciamo il giro panoramico. Vieni Christian. Ma qui ci sono... Sono diverse queste due baulatrici. No, quello è il... È Sarchio questo. Quello dovrebbe essere Sarchio, okay. Sì. Bom, vieni. Dovrebbero essere buoni. Là. Tacca. Bom, vai. Alza. Allora, facciamo il campo 67, che è piccolino, a pastinaca. Okay. Perché, allora, avevamo pensato di fare il campo 67 a pastinaca, il 72 a carote e il 37 a barbabietole rosse. Avendo la semina aprile, maggio, giugno, questi tre prodotti, pensavo di fare la pastinaca ad aprile, le carote a maggio e le barbabietole a giugno. Così dopo anche la raccolta in teoria dovrebbe venire su in agosto, settembre e ottobre, in modo da avere la raccolta in tre mesi differenti, da non avere tutto assieme, perché si tira dritti bene, Pif? Sì. Perché sennò dopo ci ritroviamo che abbiamo tutti i campi da raccogliere contemporaneamente ed è una corsa. Vieni. Ulla! Tacca. Bom, vai! Perfetto. Bom, allora, guardiamo un attimino Christian che ha iniziato la baulatura e Pif che seguirà. Pastinaca, ok. Hai pastinaca. Giù semi, se no vai sotto il capanno delle sementi vicino alle vacche a riempire. Vado subito. Oh, guarda qui, Christian intanto ha iniziato la baulatura. Ah, bel lavoro. Il campo è stato sletamato nella scorsa puntata. Vedo. Ho fatto un bel lavoro. Ho usato letame qua, che è così. Perfetto. Ok, allora io vado ad attaccarmi il rullo e ci sentiamo tra un attimo, così vediamo cosa combina Agri anche e vediamo cosa combino io, che è la cosa peggiore. Christian, sta lavorando. Pif, tu stai ricaricando? Sì, sto andando a ricaricare. Oh, perfetto. Vuoi anche non venire lo stesso, No, arrivo. Anzi, guarda, aspetta. Sicuramente si sarà ribaltato, se hai detto così. Aspetta che... Semi, ok. Aspetta che gli ricarichiamo. Ricarichiamo Pif. Prendiamo un saccone di semi. Spiegala. Ok. E abbassala magari. Così sono più comodo. Sì. Perfetto. Vediamo se riesco. Ok, perfetto. A posto? A posto. Bom, te lo lascio qua così sei comodo a venire a... A parte che ne vanno giù talmente pochi semi anche in campo, che in teoria dovresti averne abbastanza. Comunque te lo lascio qua così, se ti serve basta che vieni a prenderlo. Ok. No, ho sbagliato tasto. Okay. Oh, ben capì. Dove vai, Pif? X, ok, perfetto.
Allora, perché devo litigarci io questo sacco? Perfetto, lo rimettiamo qua il coperto, che almeno siamo sicuri. Buono. Allora, andiamo a prendere il 160. Ora balloni di fieno qua. Ah, a proposito di balloni, ci sono qua ancora dei balloni da mettere a posto. Scorsa puntata, Pif con il suo suono giusto giusto ci ha fatto vedere che vi abbiamo spiegato che abbiamo tolto e rimesso una mod e avevamo perso tutti i balloni. Abbiamo lavorato e li abbiamo rifatti. Abbiamo qua il fieno, la paglia e l'insilato super colorato, quindi abbiamo risistemato. Bon, dai, vado ad attaccarmi il rullo, ci vediamo tra un attimo. Oh, allora, 160, ho appena rullato il campo di sorgo che Gabriele nella scorsa puntata aveva seminato a sorgo e adesso andiamo a rompere un po' le scatole agri che tra una roba e l'altra avrà anche praticamente finito di seminare, infatti eccolo lì. Allora, gli do una rullata al campo che ha appena seminato agri. Aspetta! Tanto ora che apro. Ma guardalo! Aspetta! Devo rullare questo e anche questo che aveva seminato Gabriele. Ora va. Guardalo che non mi sento. Cos'è che vuole? Cos'è che urla? Aspetta! Cosa ha avuto? Devo fare due giri l'intestata perché siamo confinati con un altro campo. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora vado a fare il 45. Ma aspetta 30 secondi, sono già lì. Guarda, se somaro. Butta giù il rullo. Butta giù il rullo qui. Mica tempo da perdere io qua. Tempo e denaro. Il tempo e denaro. Ma sai che ho seminato tutta soia? Bravo! Bravo! Lo so. Il tempo così è di nero. Tanto dobbiamo mettere soia al 71. Ci vado adesso? Ma volendo, se vuoi. Se vuoi, sì, si può piantare soia al 71. Dovresti ben farcela con la piantatrice. Sì, sì. Cambio solo trattore, però. E cos'è che prendi? Se ce n'è uno un pochino più grosso, bene. Okay, no. Ma c'è sto rullo, io non so che cosa abbia sto mag. Quando lo metti giù e quando lo sollevi, praticamente si alza tutto e sulla parte sinistra. Guarda, è un problema. È un problema. Lo fa anche in singolo. È un problema della mod proprio. È la mod che in teoria ha questo problemino. Vede una collision che non dovrebbe vedere, secondo me. Può essere. Guarda Agri. Ciao Agri! Ciao! Ma invece Christian e Pif come siete messi con... Finito. Finito? Ne abbiamo fatto, sì sì. Beh, allora, te Christian, se vuoi puoi portarti avanti con la baulatura anche ai campi... 72 per le carote e 37 per le barbabietole. Invece Pif, te la piantatrice lì mettila via, che come detto il prossimo campo lo semineremo nel mese di aprile, gennaio, okay. Marzo, aprile, maggio. Ma cos'è l'IMT il più grosso che abbiamo? Sì, perché il Kiro lo sta usando. Lo sta usando l'IMT non ha mica c'è la da ragazzo... fertilizzare là dove c'è da seminare, sì. No, in teoria no, però quella piantatrice allora... se non hai il pezzo davanti mi sembra che non funziona. Allora riempi di semi al posto. Ah, vero, che troia. No, ho sbagliato strada. E qua? E quello blu quanti cavalli ha? Quello blu, che cos'è quello blu? Il Forchit. Ah, non ha l'attacco davanti. No, l'altro con l'attacco davanti è il 160 che ho io. E l'MV Track invece quanti cavalli ha? 130. 120, 110. Ma non si può portare lo zio Billy l'MV Track? No. Perché? No, invece bisogna guardare
Allora, ci sarebbero un paio di spese da fare, che però non abbiamo, non abbiamo i soldi. Ci servirebbe un altro trattore grosso. Dove la trovo la smensa io? La che? La smensa. Cos'è la smensa? La smensa, cos'è la smensa? La sementa. Ah, la semenza, sotto il capanno. La sotto il capanno verso le mucche. Parla potabile. E dove sono le mucche? Pif, fagli vedere te. Arrivo. E allora dovremmo andare a prendere un trattore un po' più corposo, un po' corposo sui 250 cavalli da abbinare al Chiro, perché sennò abbiamo solo il Chiro che tira qua. No, 280. Sì, sui 280, 290 su quella cavalleria lì. Che però ci vogliono un fracasso di soldi che non abbiamo. Magri, sono io. E poi ci sarebbe la possibilità di comprare, che potrebbe essere un investimento fatto anche bene, di comprare il campo da soia, il 71 71. Ci sarebbe da comprare qua proprio vicino alla nostra farm, la nostra farm è qua, qui così, ci sarebbe la fabbrica di cibo in scatola, che andrebbe a richiedere, il cibo in scatola andrebbe a richiedere appunto le nuove colture, quindi carote, barbabietole rosse e pastinaca. E ho visto che sto cibo in scatola lo pagano anche bene. Quindi sarebbe un investimento da farci su un pensierino, però ci vogliono 110.000 euro. Noi attualmente ne abbiamo 104.000 scarsi. Io ho un'idea. Sì, o andiamo in banca. Hai già capito tutto quello che ti voglio dire. Tanto che c'è, fai fare un prestito sia per il trattore sia per sì. Tutto, via. Guarda che la banca più di 200.000 euro non ti dà. E ma un trattore da 300 cavalli ci vogliono almeno 250-300 mila euro. Dipende dal marchio che vuoi prendere. Ma un altro di questi qua che ho io, c'ho sempre un altro Chiro. Ma no, ci vuole qualcosa che abbia almeno il sollevatore davanti. Ma il Chiro mi sembra che ce l'ha il sollevatore davanti. No. Allora, ma bisogna guardare o cos'è che ci starebbe bene su una mappa su in Polonia? Ma un class vecchio, che ne so. Guardare se quello del negozio ci trova qualche usato. Eh sì. Dai. Guarderemo nei prossimi mesi, guarderemo di fare sti investimenti. Io direi che comunque primo investimento potremmo fare andare in banca a chiedere 10-20 mila euro e prendere la fabbrica del cibo in scatola. Esatto. Così possiamo iniziare a far lavorare la fabbrica con i nostri prodotti e aumentare quindi il ricavo. Dalle carote e da quelle robe lì. Anche perché carote ne abbiamo lì già un fracasso dalla scorsa stagione, e in più ne andiamo a mettere giù il campo 72 che ha iniziato a fare la baulatura Christian, che è bello grande. Sì. Mamma mia. È un investimento a tra virgolette lungo termine, quindi vediamo. Vabbè, allora io intanto vado avanti con la rullatura qui. Ringrazio, abbiamo tirato lungo ma lungo. Ringrazio Christian. Grazie a te. Ciao a tutti ragazzi. E Pif. Ciao a tutti ragazzi, grazie di averci seguito. Loro due li ringrazio per la compagnia e ringrazio per la rottura di scatole anche Agri. Fa l'offeso. È per maloso. Ciao Pif, ciao ragazzi, saluto voi. Gli altri fenomeni non li saluto. Fa l'offeso. Fenomeni. Comunque, se non ci fossi io. Domani e dopodomani tenete d'occhio il Farcon e settimana prossima o magari domenica guarderemo di fare
un video dedicato al FarmCon con le novità che si sono viste al FarmCon, e dopo ne parleremo nelle prossime puntate. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ah, iscrivetevi al canale Coppa Agricolarum. Okay.